ho accettato subito perché mi pagavano. E allora... No, vado volentieri in questo film perché ci credevo, a base di idee che ho dato inizialmente, una piccola idea sugli ebrei. Ma il discorso era che ho trovato piacevole il film, adesso ha fatto compiuto, e la cosa che mi ha stupito ieri sera era il giudizio unanime di tutto il pubblico. Cioè hanno detto tutti la stessa cosa, di solito c'è che piace meno, ma io avrei fatto... No, ieri sera tutti dicevano, e questa spiegazione iniziale ci ha lasciato un po' interdetti, e poi da metà in poi il film prende il volo, come ho detto prima, poi c'è il finale con Giannini, stupendo, insomma, pieno di imprevisti. Io ringrazio naturalmente i figli perché hanno pensato a me prima della bara, perché sono la bara e non ho preso la bara. No, hanno detto facciamo un omaggio di un ricordo che rimane, insomma. Sono rimasto volentieri e con la bara vorrei anche i remi, perché voglio andare in Sardegna. Grazie mille, grazie. Adesso lascio la parola grande che ci dice la domanda che ti ho fatto. Prima della bara. Guarda, qui mi viene in mente Vittorio Gassman, che è stato per me un amico, un grande, grandissimo amico. E quando morì non c'erano molti filmati suoi, che fa Cinecittà mi sembra. E qualche giorno dopo mi chiamò Carlo Rizzani per farmi un sempre con Cinecittà. E avevo capito che lo facevano perché, avendo anche una certa età, dice quando muori ci abbiamo quello che non abbiamo per Gassman. Quindi io l'ho già fatto, loro l'hanno fatto i figli, a me l'ha già fatto Rizzani questa cosa. Io sono venuto in mente pensando a questa. Comunque vabbè, documenti che rimangono. Cosa devi sapere? No, la domanda era appunto il vostro punto di vista sul fatto che in questo momento sembrerebbe che il cinema italiano sia. Beh, è vero, un po' arrancando. Non è, ma non da questo momento, è da parecchio, secondo me sono più di 20 anni che il cinema ha cambiato un po' la sua dinamica. Ieri c'era un'intervista in televisione, uno spiritino che diceva una cosa, poi io non sapevo una cosa. In televisione qualcuno diceva che noi abbiamo insegnato a tutti a fare il cinema, ed è vero, abbiamo avuto gli Antonioni, abbiamo avuto i Fellini, abbiamo avuto i Rizzi, abbiamo avuto la commedia, abbiamo avuto Edoardo De Filippo che ha insegnato a piangere e ridere contemporaneamente, insomma, e questo è molto, ci invidiano tutti. Poi non so, il cinema è cambiato, si dice che si fanno molti film comici, ma ben vengano se fanno i soldi, cose. Film drammatici li facciamo sempre, talmente drammatici addirittura la sala è vuota proprio, del dramma doppio, le cose. Però voglio ricordare una cosa, forse noi ne abbiamo già parlato diverse volte, più di 35 anni fa il signor Fellini a Cinecittà diceva a me, che si parlava di cinema, Giancarlino mi chiamava, il cinema è morto. Come è morto? Dice, io lo sto facendo, no, sì, lo faremo ancora, ma andremo al cinema come ad un museo, forse vedremo quel raggio di fumo con la sigaretta, così, perché tende a... E ha ragione, in fondo il digitale, tutte queste cose, insomma, diciamo che l'immagine si è trasformata, i telefonini, la tecnologia, cioè sarebbe un discorso molto lungo. Dico solo una cosa, ultimamente, un anno fa, insomma, mi è successo di doppiare un videogame, Call of Duty si chiamava, io non intendo di videogame. Un videogame di guerra? L'ho doppiato in mezz'ora, poche battute, eccetera, poi tu non vedi neanche i personaggi. E quando ho finito, prodotto gli americani che costano il video, ma chi vede queste stronzate? Ho detto, è uscita sta battuta, così chi le vede? Tu hai fatto ultimamente due film di 007, che è il film che incassa di più, che guadagna di più, eccetera. Il rapporto è tra uno e un miliardo. Quindi puoi capire come è cambiato il mondo dell'immagine. Se questo fa una lira, questo fa un miliardo nel mondo, improvvisamente. Quindi già questo deve far pensare come è cambiato. Certo, noi amiamo il cinema, quella cosa lì, eccetera, ma quello, come diceva Fellini, giustamente è morto. E tu, ho risposto alla domanda, forse in un modo troppo drammatico. No, è la verità, scusate, ma è quello che sono io. Sentiamo anche il parere di...